Miss Pomezia 2008 è la signorina con il numero 8, Furino Emilia. Da oggi Pomezia ha una nuova stella. Emilia Furino, 22 anni, studentessa di Scienze della Comunicazione, ha vinto la prima edizione di Miss Pomezia 2008. Il 21 dicembre, nella splendida cornice dell'Hotel Selene, 11 ragazze di Pomezia e dintorni hanno sfilato, un po' per gioco, un po' per mettersi alla prova, nella speranza di poter rappresentare la propria città e i suoi abitanti in tutte le occasioni e gli eventi del prossimo anno. Ed Emilia è stata la migliore. Un'emozione tremenda, non me l'aspettavo ed è stata un'esperienza bellissima. Cosa fai nella vita? Studio Scienze e Tecnologie della Comunicazione al Polo di Pomezia. Quindi sei stata parte, diciamo, integrante di questa attività? Sì, in prima linea. Cosa ti aspetti di fare? Niente, innanzitutto di continuare a studiare, di continuare a fare quello che faccio quotidianamente. Vabbè, poi delle opportunità che di sicuro incontrerò, me lo auguro. Sei la più bella del mondo. L'iniziativa, fortemente voluta da Fabrizio Borni della Borni Management, ha come obiettivo di far emergere e dare visibilità alle ricchezze e alle eccellenze pometine. I ragazzi che studiano nel Polo di Pomezia, supportati dal consorzio, hanno contribuito alla creazione di una serata elegante, calda e raffinata, che ha dato l'opportunità a una ragazza di realizzare un sogno e ha creato l'occasione agli studenti di iniziare ad interfacciarsi con le aziende locali e fare esperienze lavorative reali come la realizzazione del logo. Miss Pomezia sarà seguita tutto l'anno da un ufficio stampa composto dagli studenti universitari di Pomezia che ne cureranno l'immagine e ne promuoveranno le attività attraverso un sito appositamente creato. La seguiremo personalmente perché questo mondo è bello ma può essere anche pericoloso e la ragazza dovrà crescere nel giusto modo. Infatti tra le altre cose ha vinto anche un master per diventare manager di se stessi. Noi come universitari abbiamo fatto un'esperienza bellissima, un percorso di studi che non finisce, non è finito alla laurea, ma che continua e oggi continua e questa è una prova tangibile. La giuria, composta da giornalisti, registi, attori e le alte cariche pomezine, sono stati unanimi nell'affermare che l'evento è stato ben curato e di alto livello. La risposta dei cittadini è stata entusiasta e dopo aver accolto calorosamente la loro prima Miss Pomezia aspettano con trepidazione la prossima edizione.